parliamo intanto del significato della presenza di Solere Palau in questa manifestazione. Dunque, la Solere Palau viene a Milano, è un appuntamento storico assieme a quello di Francoforte, è una vetrina internazionale soprattutto, quindi il nostro gruppo, ormai essendo un gruppo internazionale con presenza in tutto il mondo, è qui a Milano per accogliere clienti e distributori che arrivano per vedere le novità, nuovi prodotti, nuove soluzioni, ma anche per avere quelle relazioni commerciali che in queste occasioni si sviluppano. Ecco, qual è il vostro giudizio su questa edizione della fiera? C'è gente, c'è clienti interessati? Qual è il polso della crisi? Dunque, dopo un primo giorno che è partito un po' a rilento, ieri e oggi diciamo che le presenze sono a livello numerico elevate, ma in particolar modo a livello qualitativo abbiamo notato che ci sono degli interlocutori che sono molto interessati, molto più preparati e arrivano già con degli obiettivi ben precisi in fiera. Quindi vedere le novità, vedere le nuove soluzioni, in particolar modo tutto rivolto al risparmio energetico. Sistemi che danno dei grossi vantaggi sull'economia dell'efficienza all'interno dell'edificio, sia domestico che quello industriale. Ecco, Solere Palau in Italia negli ultimi anni ha scalato un po' le posizioni, adesso ha una posizione, diciamo, di tutto rispetto, di prestigio, e questo voi lo avvertite anche dall'atteggiamento che hanno i visitatori, quelli che vengono nel vostro stand? Beh, diciamo che negli ultimi anni, grazie alla quantità dei prodotti e delle soluzioni che abbiamo messo sul mercato, abbiamo l'opportunità di avere un interesse molto più allargato da parte degli operatori del settore. Ci viene riconosciuto proprio nell'occasione di queste manifestazioni, perché abbiamo una quantità di visitatori elevata, visitatori che conosciamo e nuovi visitatori che vengono e magari approcciano per la prima volta questa azienda, che poi è riconosciuta in tutto il mondo. Tra l'altro avete potuto anche mettere dei fiori all'occhiello importanti, come, se non sbaglio, il Palazzo della Regione e la stazione ferroviaria a Torino. Quali sono le altre cose importanti che state facendo? Beh, abbiamo, sì, effettivamente, grazie allo sviluppo di nuove linee di prodotto che sono dedicate proprio a queste grandi costruzioni, abbiamo realizzato, stiamo realizzando il Palazzo della Regione Piemonte, così come il Palazzo Unicredit a Milano nella nuova area, e così come abbiamo in cantiere tanti altri lavori importanti, sempre grazie a queste nuove soluzioni che permettono di ottimizzare le performance in efficienza. Ecco, vi piace il gigantismo, ma non dimentichiamo che Solere Palau fa anche cose, diciamo, per la casa di tutti noi comuni mortali. Assolutamente sì, certamente. Quindi abbiamo una prova oggi, anche prodotti per applicazioni domestiche, ma che seguono la stessa filosofia. Anzi, proprio da lì nasce, abbiamo dei prodotti semplici che tendono a consumare sempre meno. Abbiamo degli aspiratori per applicazioni domestiche che consumano da 1,5 watt a massimo 5 watt. Quindi questo dimostra come un prodotto anche semplice, se vogliamo, può essere molto efficiente. Benissimo, allora andiamo a vedere qualcosa della proposta di Solere Palau. Okay. Stavamo parlando di applicazioni a livello domestico, qui abbiamo la gamma Silent che si è evoluta con anche delle situazioni cromatiche sempre più vicine all'esigenza dell'utente finale. Oggi le case sono sempre più curate anche a livello di design. Qui vediamo dei prodotti che hanno inserito degli Swarovski, dei prodotti cromati, e in particolar modo sono dei prodotti che hanno un impatto estetico praticamente che quasi non si identificano come un aspiratore, ma diventa un oggetto d'arredo all'interno del bagno. Parlando sempre di aspirazione domestica, qui abbiamo una linea che è sempre la gamma Silent, ma il nuovo prodotto è l'Eco Air Design, è un prodotto centrifugo di dimensioni ridotte e di consumo che va da 1,5 watt a massimo 5, quindi efficienza elevatissima a pressione e portata costante.
Altra novità per applicazioni domestiche, sempre in termini di efficienza, abbiamo il Domio, che è un nuovo recuperatore di calore per 210 metri cubi ora, adatto agli appartamenti, alle unità abitative unifamiliari. È un prodotto di altissima efficienza, fatto in materiale leggero. L'installatore, anche solo un unico operatore, lo può installare, molto semplice, solo il fissaggio e il cablaggio per farlo partire, le tubazioni, e tutto è già risolto. Dalle applicazioni a livello domestico passiamo alle applicazioni del terziario. Qui abbiamo un'evoluzione della gamma Ideo, sempre recuperatore di calore. Avevamo il prodotto a 325 metri cubi, ora qui passiamo a 450, 600 e 800 metri cubi per applicazioni appunto nel terziario, quindi uffici, negozi, studi e quante altre applicazioni si possono avere con questa quantità di metri cubi a disposizione, per sempre con efficienza oltre il 90%. Una soluzione nuova sempre per il recupero di calore è il recuperatore di calore per stanza singola, quindi puntuale, Eco Room, che abbiamo già presentato, ma qui in un'evoluzione, un prodotto ancora più performante per quelle situazioni dove non è prevedibile un impianto, quindi diciamo per tutte le ristrutturazioni. Questo è il prodotto ideale, efficienza circa 70%.